La vicenda dei furti è una vicenda che sta generando veramente grande preoccupazione in tutta la cittadinanza e nel sindaco. Il sindaco da per parte sua sta facendo tutto quello che è nelle sue possibilità per avere una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio, per avere una presenza delle forze dell'ordine mirata nelle frazioni che sono più colpite, Sant'Anna, San Giuseppe Appennino in maniera particolare, ma non soltanto, abbiamo avuto al Contrapone, insomma, a Santa Maria del Rovo, abbiamo avuto una serie di concentrazioni anche in quest'ultima fase di segnalazioni, movimenti che si vedono, eccetera. Quello che emerge con chiarezza è che i controlli sulle strade principali hanno poco senso, nella misura in cui sembrerebbe abbastanza acclarato che questi ladri fuggono poi per le campagne, per i valloni, eccetera, eccetera, dove diventa particolarmente difficile intercettarli. Le forze dell'ordine sono sul pezzo, abbiamo tenuto un comitato per la sicurezza e per l'ordine pubblico specifico su Cava. Mi dicono, ma io di questo ero assolutamente certo, che è visibile una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio. Quello che voglio dire ai cittadini è due cose. Punto primo, denunciare anche tentativi, denunciare anche movimenti sospetti, cioè chiamare le forze dell'ordine, fare le denunce anche e non soltanto per il furto eventualmente subito, ma anche per un tentativo, e chiamare le forze dell'ordine anche per avvistamenti, eccetera. In secondo luogo, ribadisco, l'ho ribadito tante volte, che una cosa sono eventuali gruppi di sorveglianza che possiamo organizzare in conformità delle disposizioni normative, altre cose sono le ronde che sono irregolari, illegali e che non si possono fare. Voglio pertanto ribadire l'appello a tutti gli amici, a tutti i cittadini cavesi, io ne conosco molti, che stanno organizzando con questi gruppi, eccetera, eccetera, che inseguono il ladro, corrono nelle case. Questo non va bene. Io lo so che non fa piacere dirlo, ma io faccio il sindaco e devo dire le cose come sono nella realtà, non soltanto le cose che fa piacere al cittadino sentire. Le ronde non si possono fare, non dovete stare in mezzo alla strada. Altra cosa, il gruppo di sorveglianza che individua una persona che si mette in contatto con le forze dell'ordine e dà le segnalazioni. Questo lo possiamo fare e lo dobbiamo organizzare per bene, lo stiamo facendo, ho dato indicazioni al comandante della Polizia Municipale, all'assessore alla sicurezza, eccetera, di organizzare di trovare su ogni frazione un riferimento che possa interloquire in maniera credibile e diretta con le forze dell'ordine. E siccome questo meccanismo è stabilito dalla norma, è disciplinato dalla norma, noi questo lo possiamo fare. Nessuna sottovalutazione del fenomeno, se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole in qualche circostanza mi dispiace, ma il sindaco sta sul pezzo, il sindaco sta sul pezzo tutti i giorni, prefettura, questura, il dirigente del commissariato, i carabinieri, perché poi sono loro gli organi preposti, la nostra polizia municipale, dare un supporto. La prossima settimana abbiamo organizzato anche una serie di servizi serali a sera inoltrata con la Polizia Municipale, proprio per fare tutto il possibile in questo senso e per dare ai cittadini tutta l'idea della nostra grande preoccupazione su questo tema, e ovviamente una preoccupazione che poi viene ribaltata e viene rappresentata a chi di dovere tutti i giorni. Bene sindaco, sono certa che i nostri spettatori abbiano capito sin dall'inizio le sue intenzioni. Sono sicuro, però c'è sempre qualcuno poi, diciamo, che fa un po' il cretinetto anche sui social, ma questo ci sta, insomma.